Io e Giorgio siamo in viaggio. E c'erano tipo aree delle persone stranissime. Oggi ho pensato, non vuoi sentire nessuno, non vuoi sentire niente di niente. Che io sono da esaurita all'inizio. Buongiorno amici, mi sono svegliata e letteralmente sono in condizioni pessime. La cosa che devo fare, appena mi sono svegliata, oggi ho pensato, non vuoi sentire nessuno, non vuoi sentire niente di niente. Mi metterò un po' di musica, mi metterò a cambiare le lenzuola perché non bisogna di essere cambiate. E ovviamente c'è di nuovo il casino che c'è. Iniziamo bene la giornata però, cink, non ti fa mai scoraggiare. Prendiamo intanto le nostre vitamine, perché sto prendendo delle vitamine per i capelli. Raga, ve l'ho spiegato nel story su Insta, perché sono pelata praticamente. Poche parole. Comunque oggi mi è arrivato un pacco enorme di ASOS per il vostro back to school. Oggi sarò un sacco impegnata, però iniziamo subito dalle cose basilari. Mettiamo una bella canzone. Ogni volta che registro, subito dopo devo pulire tutto. Ma adesso ho cambiato le lenzuola e non posso lasciare, cioè letteralmente non pulire il pavimento e non fare il completo. Quindi per questo vi dico, raga, l'importante è iniziare a fare un qualcosa, perché quando inizi a farlo le altre cose vengono subito, subito. Avete voglia proprio di farle, perché pulirò tutto, mi farò poi una bella doccia, mi sarò rinfrescata, lenzuola bella, pigiama nuovo, doccia fatta, e mi metterò a truccarmi e registrare un video. Così, raga, quanto sono stata produttiva, però devo anche studiare. Bene amici, è arrivato quel periodo della vita in cui bisogna fare la ragazza matura e invece di avere ansia di questo e di quello, prendere in mano la situazione e fare quello che devi fare. Ovvero, nell'ultimo periodo non ho fatto molto caso a quello che spendevo, ok? E questa cosa non va assolutamente bene, perché quando tu non sai quello che spendi, spendi quello che ti pare e non hai, diciamo, un controllo economico, che a volte ci sta, a volte non ci sta, ma da ragazza matura dovresti controllare un po' le tue spese, soprattutto a questa età. Quindi ho deciso adesso di scrivere sul mio diario, comunque su un foglio, tutte le voci che mi fanno spendere qualcosa, ok? Ho fatto la mia stima e ho diviso le mie spese fisse insieme dalle spese extra, ok? Devo dire le spese extra, ovvero sono quelle là, tipo per esempio, che ne so, vestiti, uscire con gli amici, ristoranti, eccetera, eccetera, sono sicuramente molti di più. Io adesso non so quali sono, ma capendo quali sono le spese fisse, dovrei regolarmi sulle spese variabili, le spese extra. Partiamo dalle unghie. Unghie, Chernow, che praticamente è la macchina a noleggio, e il cibo sono le mie spese fisse. L'affitto no, perché ancora lo pagano i miei genitori, ma comunque le spese della pulizia. E dovrei mettermi un budget per le spese extra al giorno, un budget extra che voglio rispettare, e sicuramente mi rimetterò a utilizzare l'app che usavo, che non usavo da tantissimo tempo, ovvero quella là per calcolare qualsiasi spesa. Sono in preparazione, già mi sento agitata e ho un sacco di cose che vi voglio dire, raga, veramente un sacco, non so nemmeno da iniziare. Però inizieremo dai capelli, ok? Cosa è successo ai miei capelli? Raga, io qua sono stempiata, sono pelata. Questa cosa me l'ha fatta notare il fidanzato di mia sorella, perché è una parrucchiera. Quindi cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a prendere degli integratori per capelli, che sono questi qua. L'ho detto che sono i migliori, io li dovrò ancora testare e devo prendere due pasticche al giorno. E nel frattempo che prendo queste pasticche, non basta, perché io lavavo i capelli troppo spesso. Lavo un giorno sì, un giorno no. In realtà bisogna lavarli due giorni no, un giorno sì, tre giorni no. Meno li lavi, meglio è. Infatti questa è una cosa che sto facendo ultimamente. E oggi, visto che è bad hair day, sono stra sporchi, voi non li vedete, e quindi faremo una bella coda insieme, ok? Time for the two of us. Oh, I ain't got space to be thinking about you. Ti giuro, io sto andando a cercare una macchina per andare a fare le unghie, ma non la trovo ovviamente. Quando mi serviva, tipo 2 minuti prima che io dovessi partire, c'erano tipo 300 macchine. Quando devo partire, zero. Niente, ora sto andando, arriverò in ritardo, forse. Però finalmente vado a fare le unghiette. Una parte dritta. Io e Giorgia abbiamo finito di fare le unghie. Fallo vedere anche te, Giorgia. E abbiamo preso il bubble tea, ovviamente. E tra poco stiamo andando a mangiare, perché l'unica cosa che noi facciamo è mangiare sempre. E poi domani partiremo per Napoli. Vi vuoi casa? Hello.
Siamo appena arrivati qua dentro, ora vi faccio vedere il menu che sicuramente non capirete, però è così. Oppure c'è quella versione cinese che io non riesco a capire nemmeno io, che è così praticamente, è scritto tutto in cinese e nessuno di noi due lo sa leggere. Vogliamo prendere tipo degli spiedini, tipo non vogliamo fare cena perché lei deve cenare a casa sua, però vogliamo tipo prendere tipo un qualcosa di merenda, un qualcosa così, però mangiamo le cose della cena, quindi è praticamente una cena. Bene amici, la mia valigia è quasi pronta, mancano le ultime cose. Raga, ho veramente portato tipo tutto ciò che avevo per fare tipo 700 foto outfit. Infatti andate a vedere su Instagram quali foto ho postato degli outfit che ho postato. Magari vi servirà per qualche ispirazione, magari anche per i vostri outfit. Andate a lasciare like. Niente, sono stra felice di partire. Raga, io e Giorgia siamo in viaggio, finalmente ce l'abbiamo fatta. Tu ti vuoi far vedere? No, dai, dopo. Manca tipo 1:10 e non vediamo l'ora di farvi vedere l'hotel. Spero sia come nelle foto. Andiamo a mangiare da qualche parte e basta. Amici, noi siamo appena arrivate. In realtà non siamo appena arrivate, abbiamo pranzato, abbiamo appoggiato le valigie, abbiamo fatto tutto. Infatti chi mi segue su Instagram ha già visto tutto. Ora faccio un mini tour di questa stanza. Così, c'è uno specchio enorme qua, una televisione enorme, c'è un accolto con questi qua, anche, non è che c'è un accolto però, vabbè. Poi il letto è così, il bagno, non il bagno, la borsa, ma il bagno è stra occupato. Comunque io amo, ho scelto questo hotel io, perché amo il design come è fatto, poi ora vi faccio vedere fuori perché è stra bello. Tipo guardate raga, tipo questo pavimento è tipo morbido. E niente. Ho già pianificato quello che vogliamo fare. Siamo ritornati in hotel perché siamo un po' stanchi, quindi penso o dormiremo un po' o andremo in piscina. E mentre che Giorgia si riposa, io voglio andare in palestra. Non ho troppo sonno per riposarmi sinceramente. Cambieremo però, switcheremo a portare questa fotocamera enorme, perché mi vergogno troppo, quindi switcheremo dal telefono. Poi penso che ci faremo una doccia, ci riposeremo. All'inizio volevamo andare tipo alla piscina, solamente che raga era chiusa, non so cos'era. Non sono in palestra. Io sono appena tornata da palestra. C'è palestra, ho fatto tipo un'ora, raga, stavo per morire. E adesso mi faccio una bella doccia mentre Giorgia sta cercando di ordinare un mobiletto che è un sacco vicino qua. Con la doccia extra cute volevo registrare un hair care perché mi avevate chiesto tantissimo, quindi vorrei tantissimo. Ci faccio una bella dolciona perché mi serve. Comunque la cosa più rilassante del mondo è palestra, soprattutto per tanto tempo, raga. Raga, non mi fregherà niente, ma noi siamo appena tornati, però io ve lo racconto perché sei la mia best friend. Praticamente, raga, sono stranissimo. Cioè, io vi devo avvisare prima che andavo a Napoli. Una. Dopo. E praticamente siamo andati tipo nei posti che abbiamo cercato su internet e c'erano tipo raga, delle persone stranissime. Cioè tipo una persona mi si è messa qua e io tipo petrificata perché io non amo il contatto fisico, però cioè non mi tipo a mente tipo qua così, come se io fossi tua sorella, tua nota conoscente così. Il video non è ancora iniziato e sappiate, famiglia, che io sono da esaurita all'inizio. Guardate che cosa ho in testa, guardate che maglia ho indosso, che è la maglia del tour che siamo state con le ragazze. Ho 700 cose da fare e devo iniziare subito a farle perché se no è un problema. Le condizioni sono sempre le stesse, ma visto che raga questi giorni ho avuto un mal di schiena incredibile, it's time to self care, quindi andremo a farci un massaggio. Ma visto che la mia amica si vergogna e non vuole che io porti questa macchinetta enorme, faremo lo switch dal telefono, però prima cambiamoci. Eccoci qui raga, mi sono cambiata, questo è il mio outfit. Chiedetemi se avevo voglia di vestirmi bene. No, assolutamente zero. Adesso andiamo a prepararci per bene. Le condizioni non sono delle migliori, ma l'importante è la simpatia. Io ho comunque portato la fotocamera in mano, me ne sto altamente fregando sinceramente della mia amica, che gli interessa o non gli interessa la mia fotocamera, io sono una vlogger letteralmente. E questo è il fit e sta per piovere, io amo Roma quando fa fresco. E niente, adesso stiamo andando a fare un massaggio. Prima volta che vedete la vostra...
Sorella e Leona Jingu guidare. Accendiamo immediatamente subito. Niente, si va raga, si va. Raga, io sono arrivata. Stiamo facendo il cambio macchina con un'altra mia amica, che lei non si farà assolutamente vedere palesemente. Adesso andiamo a trovare un centro che ci faccia fare un massaggio, perché erano tutti pieni. E lei ora è andata a sopra perché mi ha portato dalla Spagna il jamón serrano. Oui. Noi siamo andati, però l'unico appuntamento che siamo riusciti a trovare è uno alle 5, quindi adesso andiamo a prendere un bubble tea, andiamo a prendere le cose che servono a lei, che non si farà mai vedere, vero? E poi ritorniamo qua e andiamo a farci il massaggio insieme. Appena fatto il massaggio, non avete idea di quanto mi ha fatto male, ma quanto è stato tipo non rilassante, proprio rilassante, però mi ha fatto malissimo la mia vita. Sono troppo felice di aver fatto questa cosa, però adesso sono anche un po' preoccupata se ho dei problemi. Però alla fine, ragazzi, è troppo bello, ragazzi, se potete farlo, fatelo. Come vedete, mi sto facendo una maschera perché self care è la cosa più importante del mondo. E stavo cercando motivazione per iniziare a studiare, visto che sono passati tipo 3 mesi, 4 mesi, non mi ricordo, da quando non apro un libro. E ho, diciamo, perso un po' il metodo di studiare. Poi, essendo che io lavoro a casa, mi sono veramente stancata, e quindi ho pensato a un'idea molto carina. Adesso la mia faccia non sarà espressiva perché, raga, sono tutta incollata con la maschera. Ma stavo pensando di andare in un posto, quei posti per studiare oppure per editare, per lavorare, diciamo. Solo che non riesco a trovarne uno carino a Roma che mi piace a me, che c'è poca gente, che non è troppo affollato, che non è pieno di persone. Niente, quindi raga, e poi un'altra cosa, ho ansia di andarci da sola. Cioè non è che ho ansia, però mi imbarazzo un po' andarci da sola, quindi devo anche superare questo step. Infatti domani, o appena lo trovo, se stasera non faccio tardi perché mi devo lavare i capelli, quindi devo fare una doccia, se lo troviamo ci andiamo. Anche perché secondo me tipo il sabato chi è che va a studiare? Cioè letteralmente vanno tutti a ballare. Quindi io spero in questa cosa, e spero che magari c'è tipo un bar aperto fino alla sera che puoi studiare là. E lo dico anche perché se voi vi fate frenare da queste cose come io faccio a volte, spingetevi oltre, andate fuori dalla vostra comfort zone, andate a fare le cose da soli, siate indipendenti, liberi, perché alla fine raga nessuno interessa niente. Perché noi abbiamo sempre questa cosa che pensiamo: ma se gli altri ci vedono soli da soli cosa pensano? Nulla, non gli frega niente, stanno pensando loro come studiare loro, i problemi loro, che diciamo. Non gli frega niente. E quindi niente raga, se voi siete di Roma e ne conoscete qualcuno, scrivetelo sotto nei commenti, scrivetelo su Instagram, scrivetelo dove mi pare, scrivetemelo, perché mi sarà un sacco utile anche per quest'inverno, se voglio studiare, se voglio editare. Talking about the Leo version of it, yeah.